Vai, sì. Siamo? Sì. Active Radio è qui con i Musica Manovella, band ormai affermata qui in Basilicata. Scusate, ma stiamo facendo il video? Sì. Non lo sta male. Faccio cazzo in vero. No, che la cazzo è. Filmato, filmato. Che scostumato, eh. Andate un po' la voglia, vieni qui vicino. Allora, siamo pronti? Sì, vai. Jack 2. No, non mi piace. Aspetta, mette Gazzarini dietro. Aspetta, volete un'intervista seria? Aerea o pseudo seria? No, no. Come vogliamo? No. Come le fate voi? No, troppo gnascola. Vado, parto, si è spento. Perché ce l'hai registrate? Le domande. Cioè, le domande. Certo. Noi le risposte non ce l'abbiamo. Noi orali. Allora, Active Radio è qui con i Musica Manovella, band ormai affermata qui in Basilicata e conosciuta in tutta Italia. Iniziamo con qualche domanda per chi ancora non vi conosce. Come nascono i Musica Manovella e qual è il significato del vostro nome? Parlo io? Certo. Sono un po' emozionato. Musica Manovella nascono circa 11 anni fa ed è stato un concepimento durante una notte di amore tra noi tutti, no? Misti. E dopo venite qua, loro sono un po' timidi. Il concepimento è stato, loro sono due figli dopo, venuti dopo, sono stati adottati. Dieci anni fa, per la precisione 11 anni fa, è nato questo gruppo. All'inizio noi nascevamo come band che si ispirava a Vinicio Capossela, facciamo cover di Vinicio, poi man mano siamo passati a Tony Tammaro, diciamo una musica un po' più colta, e poi abbiamo iniziato a scrivere dei pezzi che mai avremmo pensato che sarebbero andati in giro nelle radio, invece così fu. Così fu, vero? Sì. Nelle radio, anche per fai il batterista, no, perché lo sostituiamo. E niente, così c'è stato un percorso, come tutti i gruppi, dopo la nascita c'è stata un'evoluzione, sì, abbiamo aggiunto musicisti di una certa fama mondiale, come Renato che abbiamo preso in Inghilterra. Era un ex lava piatti in Inghilterra in un ristorante, poi abbiamo preso anche Antonello Ruggiero, che lui praticamente è arrivato dalla Cina. No, veramente, non lo vedete, lui è cinese, poi però l'abbiamo un po' sistemato. Figlio illegittimo del signore. E quindi abbiamo fatto due dischi, adesso è in uscita il terzo disco, e se possiamo passare alla prossima domanda. Sì. Quanto è stato difficile arrivare a questi livelli? Guarda, è stato veramente molto facile. Perché sembra, no veramente, sembra una cosa difficile, eppure a noi è bastato lavoro, è bastato una grande armonia al nostro interno. Sto dicendo una cosa seria. Beh, assolutamente, un po' di raccomandazioni. No, veramente, basta, sembra strano, ma in un gruppo musicale basta l'armonia. Armonia, grande lavoro, non ci si improvvisa, sembra così tutto improvvisato, sembra che siamo anche un po' succiuoti, cioè lo siamo. Effettivamente lo siamo. Però con tanto lavoro, c'è tanto lavoro a casa, noi viviamo anche tutti molto vicini tra di noi, per cui ci vediamo spesso e condividiamo molte cose. Soprattutto quando finisce la mano lungana a casa di uno, va una a casa dell'altra. Allora, perché supereroi della pubblicità? Questa è una domanda difficile, a differenza di quella di prima, perché niente, noi abbiamo questo album sarà un concept album, parlerà di tutti, diciamo, quelli che noi consideriamo supereroi. Oggi c'è una sovraesposizione con la TV, i social network, per questo supereroi della pubblicità, di alcuni eroi che diventano facilmente eroi giovanili, ma in effetti danno anche un esempio a volte negativo. E abbiamo invece preso degli esempi positivi e ne abbiamo fatto per ognuno una canzone, quindi dall'arte di Andy Warhol, dalla poesia di Gregory Corso, da Omero, la poesia di Omero, quindi Ulisse, ci sarà una canzone su Ulisse. E abbiamo creato queste canzoni, ognuna parla di un supereroe e della pubblicità, perché alla fine tutto poi si riconduce ad un mercato, purtroppo, e il mercato lo comanda la pubblicità. Raccontateci uno dei momenti più divertenti o significativi della vostra carriera. Divertenti il primo maggio. Divertenti. Significativi. Stavo cagando.
significativo. Sì, sicuramente il primo maggio a Roma è stato una botta assurda proprio a livello emotivo. È divertente che vi posso raccontare. Ogni possiamo raccontare quando abbiamo fatto un concerto e il giorno dopo sono andato in ospedale per 10 giorni per togliermi un pezzo di intestino. Per noi, non per me. A me è stato poco divertente. Oppure posso raccontare quando praticamente io dovevo andare a fare la cacca mentre facevamo un concerto e sono andato nel comune dietro mentre loro suonavano e io li sentivo dal ballo alla finestra. Però un concerto di cacca. Capita nella carriera. Rocco, tu invece significativo della nostra carriera. Ma io mi sono divertita a parecchi paesi, ma siccome con tutti e ho detto tutto ai matrimoni. Ma quali matrimoni? A Madrid. Tanto. Ma... guarda in camera con tutti e due gli occhi. Sto guardando con tutte e due gli occhi in camera. Di chi? In camera di chi? Ma basta, andiamo avanti. Passiamo all'ultima. Cosa già finito. Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Nuovi brani, nuovi tour? Sicuramente nuovi brani. A ottobre esce il disco, quindi ci saranno 10 nuove canzoni. Una l'avete già sentita, che è Supereroe della pubblicità. Le altre 9 saranno altrettanto vivaci, spinte, e naturalmente nuovi tour volendo, speriamo di tornare già su alcuni palchi, tipo a Roma, c'è un palco a Roma. Ah sì, a San Giovanni, vicino alla chiesetta. Vicino alla chiesetta, però è bello. Sì, sotto la chiesa praticamente. E niente, faremo sicuramente altri concerti, quest'anno ancora non abbiamo finito. Stasera a Fideano, poi avremo Vaglio, avremo Napoli, Sound System, e poi ci fermeremo, partirà questo nuovo disco, quindi faremo tutta una serie di attività promozionali tipo ai semafori, agli autogrill, davanti all'autogrill di Caserta c'è un amico nostro, come si chiama? No, l'hanno arrestato, non c'è più. Quello che vendeva il CD. Facciamo i fazzoletti, vendiamo il QR code. Poi noi faremo praticamente insieme al CD, i primi 50 CD, daremo in omaggio anche le scamorze. Anche perché sono 50 ne facciamo in. E solo per oggi una parure di lenzuola. Pariglia, pensavo. Daremo le lenzuola e il prezzo 59,90€. CD costerà 59,90€, spese di. No, non è vero, costerà poco, prezzi popolari, anzi, masterizzate. Bene, una domanda personale. Sì. Sposato. Contate ancora i vostri concerti. Sì, 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 sì. Guarda, stasera è 1099. Quindi il prossimo che sarà 1100. 1100 è una famosa macchina. Sì, ti contiamo. Scatto dell'assicurazione. Certe volte ci dimentichiamo di contarle, quindi noi facciamo tutta una ricostruzione. Ma grazie a Facebook ci aiuta, riesce la foto del 1000, la foto dell'870esimo. L'agenzia delle entrate ci aiuta anche l'agenzia delle entrate. Vabbè, speriamo che non ci arresta. Grazie. Ci fate un saluto alla radio? Sì, insieme. Aspetta. Un finale però. Rocky, no, prima noi. Rocky. Ciao. Prima noi, ciao. Aspetta. Pronto? Pronti? Vai. 1, 2, 3, via. Ciao. Vedi? Vieni. Allora, stai in casa, va.